No, ha fatto un lavoro egregio, quindi secondo me merita questo momento istituzionale. Grazie. Posso? Vai. Prego. Non si può fare nulla da solo. Tutto quello che viene sempre fatto attraverso una squadra. Io ho avuto la fortuna di avere una grande squadra. Ho avuto la fortuna negli ultimi anni, io dovevo andare in pensione a febbraio dell'anno scorso. Non sono andato perché è arrivato lui e l'entusiasmo che avevo io quando sono arrivato 20 anni fa l'ho trovato lì. E quindi ho detto va bene, facciamo una grande alleanza. E tutti voi che conoscete come funziona il sistema, pensare che si possa fare una reparto di questo genere nel giro di così poco, vi dico, è estremamente difficile, se non quasi impossibile. Abbiamo, grazie alla visione di questa direzione, la possibilità di aver preso dei ragazzi che sono qua e nei prossimi mesi entreranno, sono tutti locali, sono tutti piemontesi della Polizia, che hanno fatto la scuola di specialità qua e verranno a lavorare qui. Ed è un valore aggiunto importantissimo. Oggi i ragazzi possono andare in qualsiasi posto d'Italia a lavorare. E quindi il turnover è vertiginoso, formare per pochi anni un ragazzo che poi va via, vai in un policlinico a Modena, a Pisa, a Lucca, ma sapere che loro stanno qua è un investimento veramente grande. E quindi poter prendere, noi nei prossimi mesi prenderemo 2 ragazzi, 2 sono sostituti di altri 2 pensionamenti, io che ho vissuto qua, vi dico, ho vissuto dei momenti difficili come noi, perché eravamo disperati da visioni che non riuscivamo a comprendere, ragionieristiche. Solo date dal risparmio, non da visione di quello che era un ospedale moderno e quella, lasciamo stare la difficoltà clinica, che non era valutata. Ecco. Questo, quindi il mio è un minimo, diciamo così, merito, ma non è un merito, io ho fatto semplicemente quello che dovevo fare. L'ho potuto fare perché c'è stato un gruppo che è lì e ho potuto trovare una direzione generale che avevo trovato solo 20 anni fa quando sono arrivato con Fulvio Moirano. Ma Fulvio Moirano era stato 11 anni. Lui in 15 mesi ha fatto una rivoluzione.